Nella scorsa lezione quello che abbiamo visto è che le precipitazioni sono molto variabili, noi le dobbiamo valutare attraverso analisi statistica, in particolare valutiamo la media, la varianza, la distribuzione delle precipitazioni, la distribuzione di varie caratteristiche. Poi nell'ultimissima parte della lezione quello che avevamo visto era una tabella che ci mostrava l'andamento delle precipitazioni massime mai registrate sulla superficie della Terra. E quello su cui noi ci concentreremo qui per quanto riguarda le precipitazioni in questa parte è appunto l'analisi delle precipitazioni massime e in particolare dei massimi annuali. Questo perché le precipitazioni massime hanno un utilizzo ingegneristico evidente, per esempio quando si devono difendere per esempio le infrastrutture urbane o comunque le infrastrutture in generale umane, le vite umane e anche l'economia, per esempio dalle piene che si generano per effetto delle precipitazioni intense. Quindi quello di cui andiamo a parlare adesso sono appunto le precipitazioni estreme, in particolare le precipitazioni estreme annuali. Nella volta scorsa noi avevamo dato un'idea qualitativa di che cosa erano le precipitazioni estreme, appunto andando ad analizzare questi massimi. Adesso andiamo a definire un'idea più precisa legata a quello che è un concetto che si chiama il tempo di ritorno. E bisogna che specifichiamo cosa sono le precipitazioni estreme, questo perché, giornalisticamente in Italia adesso si dice c'è stato un disastro, ma è quella che è arrivata è una bomba d'acqua, intendendo un fenomeno di grandissima intensità che non poteva essere previsto e per le quali le opere o comunque le azioni umane non erano preparate. Naturalmente questo termine, che piaccia o no, è molto impreciso. Noi andremo a specificare invece con precisione cosa sono le precipitazioni estreme. E poi passeremo ad una parte anche pratica, matematica, in cui noi cercheremo di capire come si determinano i valori di queste precipitazioni estreme. In particolare in funzione di una quantità che si chiamerà il tempo di ritorno, che adesso vado a definire, e della durata della precipitazione. Il nostro punto di partenza a questo punto è una tabella di questo tipo. Solitamente questa tabella era fornita dall'Ufficio Idrografico e Mareografico. Che forniva delle pubblicazioni che si chiamavano annali idrologici. In biblioteca questi annali idrologici li trovate fino a un certo anno, che non mi ricordo più quale sia, perché da allora in poi la registrazione delle precipitazioni e in particolare delle precipitazioni esterne è passata agli enti regionali, come è il caso della provincia di Trento e di Bolzano, alle province autonome di Trento e di Bolzano. Questo tipo di dati, quindi vedremo poi più in là dove possiamo andare a trovarli, ma il risultato è una tabella di questo tipo. Che cosa vedete in questa tabella? Vedete intanto un indice successivo che va a identificare un numero progressivo da 1 a 52. Nella prima colonna c'è l'anno di registrazione, 1925 fino al 1988, evidentemente con qualche buco in mezzo, e poi un 1H, 3H, 6H, 12H e 24H che sta per un'ora, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore, e sotto un numerino. Questo numerino rappresenta l'altezza di precipitazione più alta registrata durante quell'anno, i millimetri. Da questo punto di vista la tabella non è completamente autoesplicativa, nel senso che per esempio l'indicazione di cosa siano quei numeri non c'è.
Quindi vedete, per esempio, dal 1925 la massima precipitazione di un'ora è stata di 50 mm. Vedete in fondo che l'ultima registrazione in basso a sinistra è la massima, che c'è una massima precipitazione di quasi 90 mm. Se io ho una pioggia intensa, quindi di un'ora, in una zona tipo la nostra, questo io l'ho chiamata, questa è la tabella delle precipitazioni di Paperopoli per non identificare il luogo, ma è qui situato nelle nostre zone, l'insieme dei dati originari è compreso tra questi valori che voi dovete avere, cioè dovete avere un'idea dell'ordine di grandezza. Chi di voi sa, qualcuno me l'ha detto, quanta precipitazione cade a Trento? Abbiamo detto 1000 mm, no, in un anno. Quindi se in un'ora sono caduti 100 mm, vuol dire che in un'ora sono caduti, è caduto un decimo della precipitazione che normalmente, mediamente, accade in un anno. Ci sono anche degli NA che stanno a rappresentare dei numeri che mancano, not a number. La prima cosa che possiamo fare è prendere questi numeri e rappresentarli. È quasi rappresentare i dati è quasi sempre la prima operazione che noi dobbiamo fare. In questo grafico i dati sono distribuiti su 5 punti, come vedete, che corrispondono alle varie durate, 1, 3, 6, 12 e 24 ore. Su ogni durata però naturalmente ci sono più dati, ho tutta una distribuzione dei dati. Quello che io mi propongo è, ve l'ho già anticipato, di trovare un legame fra l'altezza di precipitazione e la durata. Certo che in questo tipo di grafico non saprei bene che tipo di legame trovare, perché per ogni durata ho tanti dati, non ne ho uno solo. Dovrò quindi selezionare un criterio, immaginarmi un criterio di cui di tutti quei dati, o comunque dalla distribuzione identificata da quei dati, io posso derivarmene uno e scegliere un dato per ogni durata e poi attraverso questi dati rilevare una certa curva che mi rappresenterà la mia idea statistica di qual è l'andamento delle precipitazioni sulle durate. Adesso qui le slide sono un po' più articolate di quelle che avete voi. Questa rappresenta il fatto che i dati su ogni durata abbiano una distribuzione, può essere rappresentato con un grafico di questo tipo. Chissà come si chiama questo grafico, questo tipo di grafico? Box plot, esatto, si chiama box plot. Diagramma a scatola in italiano. Che cosa rappresenta? C'è questa scatola, la linea inferiore della scatola rappresenta quello che si chiama quartile inferiore. Questo significa che il 25% dei dati sta sotto quel valore lì. Il lato superiore della scatola invece è il quartile superiore. Il 25% dei dati sta sopra e il 75% dei dati sta sotto. In mezzo ci sta la mediana. La mediana separa i dati in due gruppi di uguale numerosità, cioè il 50% dei dati sta sopra e il 50% dei dati sta sotto. Ci sono due altri elementi che sono i baffi o whiskers, che possono essere costruiti in vari modi a seconda di come questa cosa sia fatta. Per esempio, i due baffi potrebbero estendersi a coprire, ad arrivare fino al massimo e al minimo. Qui vedete che non coprono il massimo e il minimo. L'equazione, cioè il modo in cui sono ottenuti, come vedete, è tale per cui i baffi non sono simmetrici. Ed è piuttosto complicata da ottenere, non mi soffermo su questo aspetto, è spiegato bene sulla pagina di Wikipedia.
Allora, ci sono anche dei dati, dei pallini che escono dai baffi. Questi dati, secondo l'interpretazione che è data dalla procedura rappresentata nel diagramma a scatola, sono degli outliers, dei dati che eccedono il massimo oppure il minimo che mi sarei aspettato in quelle condizioni. Perché ho dei dati che sono più grandi o più piccoli di quelli che io mi sarei aspettato? Beh, molto semplicemente, se guardiamo a voi, l'esempio che faccio di solito è questo. Supponiamo che ci sia una ragazza o un ragazzo tra di voi che sia alto 2 metri e 30. E se io vado a fare la vostra statistica, a rappresentare la distribuzione delle vostre altezze, evidentemente avrò questo dato, questa persona alta 2,30 m, che noi sappiamo essere un valore eccezionale. Probabilmente, supponiamo che sia una ragazza, probabilmente in tutto il mondo ci saranno una o due ragazze, altre due donne, altre 2,30. Allora, la popolazione di questo dato statistico è tutta la popolazione umana di 7 miliardi di persone. Abbiamo, diciamo, due casi, quindi un caso ogni 3 miliardi e mezzo. Però uno di quei casi è capitato proprio in questo piccolo campione che siete voi, che è di 50-60 studenti. Quindi io ho un dato che in realtà nella popolazione ha una frequenza di 1 su 3 miliardi e mezzo, ma io la misuro, nel mio campione ho solo 50 dati, quindi ho un dato che rappresenta una statistica, cioè il mio campione non è rappresentativo di tutta la popolazione, ho dei dati che escono da questa statistica e che quindi in qualche modo falsano alcuni valori delle statistiche. In ingegneria potremmo parlare di... Qui abbiamo una distribuzione, quindi il modo naturale in statistica o in probabilità di parlare di queste cose è di dire, beh, qual è la frequenza di ottenere un certo dato? E io gli ho detto, beh, 1 su 3 miliardi e mezzo, per esempio, no? 1 su 50. E invece in ingegneria spesso si usa un concetto differente, soprattutto per eventi che si svolgono nel tempo, noi usiamo il concetto di tempo di ritorno. La normativa stessa ha a che fare con la costruzione di opere di difesa riporta il concetto di tempo di ritorno. Allora noi supponiamo di avere un intervallo in cui abbiamo misure, il problema del tempo di ritorno qui lo affrontiamo dal punto di vista puramente empirico. Abbiamo una durata T grande, che per esempio è questo intervallo di tempo che ho segnato in questo modo qua. In questo intervallo di tempo ho n misure. Queste n misure, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e n, che sono segnate da una crocetta rossa. L'intervallo di campionamento è t grande diviso n e l'ho chiamato qui m. Quindi ho il tempo in cui misuro, l'intervallo n misure, e l'intervallo di campionamento che è m. Mi pongo un problema, cioè in particolare fisso un valore della mia misura. Per esempio, siccome stiamo parlando di altezza di precipitazione, mi chiedo, fisso un'altezza che di solito chiamo H asterisco, e mi chiedo in tutti quegli n dati quante volte quell'altezza sia stata uguagliata o superata. Risulta da questo diagramma che ho misurato che il numero di volte che questa grandezza è stata uguagliata o superata è L, il numero di elementi di
e di crocette rosse che ho anche cerchiato. Allora il tempo di ritorno è definito come il numero di volte che un evento è stato uguagliato o superato, anzi è definito come la misurazione, il tempo di misura complessivo T grande diviso il numero di volte che l'evento a cascata è stato uguagliato e superato, quindi è T diviso L. Questa definizione è abbastanza intuitiva, se vogliamo, no? È misurato per 10 anni, un evento è stato uguagliato o superato per 2 volte, mediamente dal punto di vista puramente empirico, questo evento si ripete una volta ogni 5 anni. Allora, siccome T è uguale ad N per M, il tempo di ritorno è uguale anche ad N per M diviso L. Ora osserviamo che la definizione della quantità L diviso N. Cos'è L diviso N? L diviso N è il numero di volte, è la frazione di volte che l'evento di superamento si è verificato. E difatti definisco F di R lo scrivo come H maggiore di H stabile, l'evento H è più grande di H star una frazione di volte che è uguale ad L diviso N. Allora in questo caso, sostituendo questa definizione nella formula che ho in alto, ho che il mio tempo di ritorno è M, che è l'intervallo di campionamento, diviso questa frequenza che chiamo frequenza di superamento. Allora, la prima definizione è il tempo di ritorno è uguale al tempo di campionamento diviso la frequenza di superamento. La frequenza di superamento, peraltro, è uguale ad 1 meno la frequenza di non superamento. Cioè, la frequenza che l'evento H sia più grande di H star più la frequenza che l'evento H sia più piccolo o uguale di H star, manca un segno di uguale nella slide, è uguale a 1. Perché ho compreso tutti i casi possibili, non c'è trucco, non c'è inganno. Quindi posso scriverla come 1 meno la frequenza di superamento, di non superamento, che è scritta FRH minore di H star, che poi qui ho rinominato come SDF. Empirical Cumulative Distribution Function, come si trova definita nelle librerie che noi poi andremo ad usare. E questa è, noi avremo a che fare appunto con questa Empirical Cumulative Distribution Function. Questo ci permette, assegnato un insieme di dati, di calcolare appunto il tempo di riferimento dal punto di vista empirico. In realtà potrei non essere contento con il punto di vista empirico, perché dal punto di vista empirico, come vi dicevo, io posso avere qui dentro una persona alta 2,30 m, però in questo caso il fatto empirico inganna, perché non è rappresentativo della popolazione. Io vorrei che il mio campione fosse rappresentativo di una certa popolazione più vasta. In questo caso, alla mia frequenza di non superamento, oppure se volete la mia empirica del cumulative distribution function, ho sostituito una nuova funzione che ho chiamato P. La formula rimane sempre quella, ma ho fatto un'operazione concettuale, che è quella di dire, beh, la mia frequenza di non superamento empirica, io la interpolo su un certo modello probabilistico. Immagino che la mia popolazione, in particolare per noi si tratta della popolazione delle altezze di precipitazione,
abbia una certa legge, sia descritta da una certa funzione che io dovrò determinare. Quindi da questa slide e quella precedente io ho fatto un passaggio ulteriore. Prima c'era solo il dato empirico, qui anche se la scrittura, se vogliamo, è sintetica, cambiando le lettere ho cambiato il mondo, perché qui immagino che quello che vedo sia rappresentativo di una certa modello probabilistico. Su quale sia questa funzione P ragioneremo in seguito. Qui invece ritorniamo al box plot. Allora, applicando le nostre definizioni, noi abbiamo, per esempio, qui abbiamo detto che il baffo, che l'estremo superiore della scatola è il quantile superiore. Il 25% di questo è più grande, solo il 25% dei dati è più grande. Quindi, se ricordiamo la definizione empirica di tempo di ritorno, che è 1 diviso la frequenza di superamento, è 1 diviso la frequenza di superamento, qua è 0,25, 25%, 1 diviso 0,25 fa 4. Il tempo di ritorno di questo dato qui, diciamo 40 mm, è 4 anni. Perché 4 anni? Beh, la risposta sta nelle slide precedenti, cioè qui. Il tempo di ritorno non è semplicemente l'inverso della frequenza di superamento, ma anche proporzionale al tempo di campionamento. I nostri dati erano campionati come? 1 all'anno. Quindi quell'M vale numericamente 1, ma dimensionalmente è un anno. Se la mia tabella originaria dei dati fosse stata un dato al mese, noi avremmo il tempo di ritorno in mesi piuttosto che in anni. Allo stesso modo il coefficiente qui sotto, l'elemento inferiore della scatola, ha lo 0,75 di dati più alto, quindi il tempo di ritorno è 1 diviso 0,75, che fa 1,33. La mediana invece è 1 diviso, che cosa? Il tempo della frequenza di superamento è 0,5, quindi 2 anni. La mediana, tempo di ritorno, 2 anni. Allora, in questo modo vi ho anche illustrato alcune caratteristiche posizionali delle distribuzioni, che sono la mediana e i quantili. Il concetto di quartile superiore e quartile inferiore si può rendere più generale nel concetto di quantile. La probabilità varia tra 0 e 1, la frequenza varia tra 0 e 1. Io posso dire qual è e posso fissare quindi qualsiasi numero fra 0 e 1 e trovare il corrispondente tempo di ritorno. Per questo io li ho chiamati Q come quantili. A questo punto siamo in grado di definire che cos'è una precipitazione estrema. Questa definizione naturalmente ha un elemento di soggettività. Oggi nella normativa che vigente diciamo che si ritiene che una precipitazione estrema sia quella che ha un tempo di ritorno superiore ai 200, talvolta ai 300 anni. Questo significa che se io sono in un certo punto e posso misurare le precipitazioni che cadono in questo punto, che una bomba d'acqua sarà quella che avrà una precipitazione che mediamente no, si ripete ogni 200 anni. Dico mediamente perché potrebbe succedere che questa precipitazione nella serie dei miei eventi casuali si ripetano anche 2 anni di fila, per poi non ripetersi per gli altri anni fino a 200 anni. Quindi
Quindi la definizione è anche legata in questo caso ad un luogo o anche ad una certa area, se consideriamo la precipitazione media di quell'area. Ha sempre degli attributi, insomma, questo aggettivo, che vanno analizzati con attenzione. Perché, per esempio, voi dite, ma come gli eventi estremi hanno 200 anni di tempo di ritorno, però noi alla TV ogni anno ne vediamo gli eventi estremi. Perché? Perché questi avvengono ovviamente in punti diversi. C'è una spiegazione, diciamo, più rara, è che in realtà, appunto, che sta nel mediamente. Già, può accadere che nello stesso luogo, per due anni di fila, si registrano due eventi estremi che poi non si ripetono più per lungo tempo. Ma normalmente è che questo accade in punti diversi e ogni punto entro il punto fisico è sempre un punto che ha le sue dimensioni, in verità. In questo caso le dimensioni potrebbero essere quelle di una nuvola, di un cumulo, tra 10 e 100 km quadrati. Ma in punti diversi, separati tra di loro, gli eventi li posso considerare in prima approssimazione indipendenti, e quindi quando io ho degli eventi che si ripetono nello spazio, è come se avessi tanti fenomeni casuali che si ripetono in punti diversi. Quindi io verifico eventi estremi ogni anno perché ho più di 200 punti in cui verifico questa cosa, anzi spesso ne ho migliaia. Lo stesso concetto è se io avessi un dado. Se io ho un dado, ho un sesto di probabilità per ottenere ognuno dei numeri che stanno sulle facce del dado. Ma se do un dado in mano a ciascuno di voi ha un sesto di probabilità. Quindi ad ogni lancio io osserverò tanti 6, tanti 1, tanti 2, anche se e quindi in due lanci, cioè la probabilità spaziale va considerata in questo caso in modo opportuno. Gli eventi si ripetono perché ci sono tante realizzazioni contemporanee dello stesso processo stocastico, si dice. E questo vi chiarisce che cos'è il tempo di ritorno.